come mai sei diventato terzino? È successo. Eri bravissimo l'attaccante, ho detto, beh, è così, è andata bene. Noi abbiamo messo il tuo nome sul motore di ricerca e sono uscite delle parole. Mi devi raccontare un po' quello che c'è qua dentro, ok? Ok. Dai. 300. 300? Non è il film, ma è il tuo record, sei arrivato a 300 presenze. Sì. Sei il terzo straniero, mi sembra. Ecco. No? Dimmi un po' cosa vuol dire questo record per te. Questo è veramente, diciamo, è magnifico per un calciatore arrivare a 300 partite per la Juventus. Dopo, la Juventus è una squadra grandissima al mondo, quindi veramente è un onore. C'è Pavel davanti, Trezeguet. Sì, è vero, Pavel e Trezeguet, è vero. Quindi, ci arrivi? Ci arrivi? Spero di sì. Ok. Vai col secondo. Catanduva. Ecco, parla tu. Per me il miglior posto al mondo, beh, certamente è la città in Brasile da dove sono nato, dove sono la mia famiglia, i miei amici. Quindi sempre quando sono in Brasile per forza devo andare a Catanduva, è lì dove trovo la mia forza, la mia energia. Ma cosa diresti a quell'Alexandro bambino adesso che sei diventato un adulto? Allora, veramente quell'Alexandro bambino rimani qua dentro ancora. Questo è importante. Quindi quello bambino mi aiuta ancora a fare il mio meglio. Giusto. Vai pure. Saudade. Saudade. Saudade, diciamo, saudade non c'è la traduzione, quindi è la mancanza, quindi manca la famiglia, manca gli amici, però sono sempre stato con me, diciamo, questa famiglia mia, quindi la saudade è questo, la mancanza di quelli o del posto. Vai! Attaccante! Perché tu hai iniziato la tua carriera da attaccante. Però io ero un bravo attaccante, infatti quando vado a Catanduva, per esempio, giochi i miei ex allenatori da piccoli mi dice sempre, come mai sei diventato terzino? Che è successo? Eri bravissimo l'attaccante, ho detto, beh, è così, è andata bene, sta andando bene, quindi. Se dovessi scegliere, attaccante o terzino? Ah, oggi terzino, certamente, sì. Però diciamo 10 anni fa o 15 anni fa attaccante. Tutta la vita davanti. Tutta la vita. Vai. Danilo. C'è sempre un comune denominatore nei Danilo tuoi. Da 2010 che lo conosco. Quindi da tanto abbiamo fatto a Santos, Porto, adesso la Juve fuori e la nazionale. Abbiamo vinto tanto insieme, abbiamo sofferto tanto insieme, diciamo che è un fratello per me, non è solo un amico, è diventato proprio uno della famiglia per me, non solo lui, però anche tutta la sua famiglia, è veramente un gran amico. Nel calcio di adesso, di Serie A, ci sono vere amicizie che nascono in una squadra come la vostra? No, certamente, a me fuori Danilo c'è Cuadrado, c'è Dybala che non è più con noi, però è un amico ancora, ci sono Cecchellini, Bonucci, Gigi ancora. Con cui rimani quindi in contatto. Questo è importante per noi che veniamo da fuori. Anche perché vivi regolarmente in uno spogliatoio tutti i certo, giorni. Certo, loro dopo diventano la nostra famiglia. Chiaro. Vai con l'ultima. Neymar, Ronaldo, Messi. Dirti chi è il più forte sarebbe più semplice. Tu hai giocato con Neymar e Ronaldo e hai sfidato contro Messi. Okay. Sì. Se dovessi sceglierne uno? Allora, scegliere uno è troppo difficile, penso che è impossibile perché sono tutti fenomeni. Sì. Se era per scegliere, potevo scegliere tutti e tre, chiaro, nella mia chiaro, squadra, per prenderli tutti. Però come un buon brasiliano devo scegliere Neymar. Anche perché poi devi difendere se li prendi tutti. Perché cioè. Beh, diciamo che con Neymar ho giocato a Santos, dopo ho giocato tanti nazionali, no? Ronaldo ha giocato alla Juve, però con Neymar diciamo che ho giocato di più. E quindi se è per scegliere scelgo Neymar. Ok, va bene Alex, ho finito, ti ringrazio, no. Grazie mille.